In attesa delle determinazioni della conferenza europea di Tirana di oggi e di ridefinire tutte quelle che sono le politiche migratorie europee sia dal mare che dai confini orientali, intanto il ministro Piantedosi ha diramato una direttiva alla polizia di frontiera, ai prefetti, per riutilizzare i meccanismi di riammissione considerati dagli accordi italo-sloveni. Quindi cerchiamo di trattare chi viene in Italia ed ha bisogno e può rimanere qua, come abbiamo fatto con l'ONG e con il mare, in modo civile, accogliendo chi deve essere accolto. Chi non deve essere accolto se ne torna fuori dall'Italia. Ovviamente c'è la richiesta naturale di più personale, perché in questo momento, anche per le scelte timide di precedenti governi, è stata adottata una linea molto morbida rispetto all'utilizzo di questo meccanismo, che invece consente all'Italia di poter riconsegnare chi non ha titolo per stare in Italia ai paesi, in particolar modo alla Slovenia, che è il primo paese europeo di approdo, come prevede poi. Il 28 di novembre mi sembra che sono rimaste operative, perché in realtà gli accordi sono vigenti e quindi possono essere utilizzati. Ci sono pendenti delle sentenze che daranno il loro giudizio, ma il riferimento che ne dà l'Italia è che chi può venire in Italia viene accolto, chi ne ha titolo, e chi non può se ne torna a casa. È evidente che se vengono intasate le rotte del mare e le rotte di terra, è evidente che l'Italia non è che può accogliere tutto il mondo, di chi scappa perché ne ha diritto dalle guerre e di chi scappa perché è migrante irregolare economico. Non è pensabile che l'Italia possa accogliere tutti, e questa cosa poi determina l'impossibilità, nonostante gli sforzi dell'amministrazione locale di Trieste, nonostante gli sforzi della regione Friuli Venezia Giulia, di far fronte all'emergenza. È evidente che ci sono numeri che non possono essere sostenuti da un territorio di confine, per cui è evidente che la scelta non possa essere quella di far entrare solo chi ha titolo per entrare. Io credo che il tema vero sia poter accogliere chi ha diritto e non far entrare chi non ha diritto. Quindi il tentativo di inversione di rotta che il governo sta portando avanti sulla frontiera orientale, come in mare, è quella di fermare gli ingressi e fermare le partenze.